Salve popolo della Terra, come state? Nell'episodio della serie SCP di oggi è successo un casino con Loadman e noi cercheremo di risolverlo. Guardate il video fino alla fine per non perdervi questa fantastica avventura. Per di più ho dato il meglio di me in questo episodio, quindi vi chiedo di iscrivervi e di attivare la campanellina e soprattutto di lasciare un bel mi piace per ricevere un SCP-131 carino direttamente a casa vostra. Detto questo, vi lascio al video. Buona visione! Non... Cosa non sto capendo? Mega. Informazioni a riguardo dei 131? Nulla, purtroppo li ho guardati tutta la notte. Sono davvero? Ancora lì. Sono ancora lì? Guardi, non sono lì da solo. Uscite subito, mio Dio! Che siete proprio due deficienti, una roba assurda. Idea, esci subito. Ok, allora, ragioniamo un attimo. Questi SCP, nonostante siano entrati in contatto con noi direttamente... Dov'è l'altro? Massi? Massi! Forse bagno. Massi, ma perché non c'è mai Massi? Una roba assurda! Dove ma sei? Ma non posso nemmeno... Mi stavo sciacquando la faccia! Ma vaffanculo! Te e le tue sciacquate di faccia, mamma mia! Allora, ma mi sono appena svegliato, ma mi fai sciacquare la faccia? Ma ti disturbi sempre, basta! Non ne posso più! Questa volta lo stavo dormendo. Ricarico. E poi, scusa se a differenza di questa che sta con le caccole agli occhi, io mi lavo. Che schifo, non lo sapevo. Ragioniamo un attimo, allora. Questi cosi sono entrati direttamente... Che soffusi, orribile. Sono entrati direttamente in contatto con un Class D infetto dalla resurrectina. Infetto, un modo di dire, insomma. Oh, che brutti sono mossi. Eppure non sono ancora spariti. A differenza degli altri SCP che entrando in contatto con voi, Class D, sono completamente scomparsi dal mondo. Capiamo... Perché fate questo? Capiamo che gli SCP che spariscono sono principalmente SCP aggressivi. Questi non sono aggressivi, li abbiamo toccati, non sono spariti. Non è che c'entra qualcosa con il nostro sangue? In che senso, scusa? Con le nostre morti. Loro magari sentono il sangue oppure toccano il sangue con la resurrectina e possono prenderne il potere? O qualcosa del genere? Potere, nel senso che... Oh, ok, hai detto qualcosa di sensato. Tipo, toccano il nostro sangue incontaminato con la resurrectina, ma perché noi... Boh, noi la ingeriamo la resurrectina, eppure siamo ancora qui tutti quanti. Proprio perché ci ricostruisce. Però sappiamo che il dottor della peste ne aveva paura. Il dottor della peste aveva paura di... Di toccarci perché sapeva che sarebbe morto. Cosa fa il dottor della peste? Ci uccide avvelenandoci? E subito dopo ci comunque apre, insomma, il processo di un chirurgo e rimpiazza i nostri pezzi per renderci zombie. Entra in contatto col sangue, effettivamente, sì. Abbiamo una pista su cui andare. Dobbiamo capire di più. Poi studieremo meglio la situazione. Ma ora come ora non possiamo fermarci. Là fuori è pieno di SCP che stanno solamente aspettando la creazione di questa bomba. Dobbiamo creare una bomba per riuscire a detonare qualsiasi SCP sia scappato dal proprio... contenimento. Non abbiamo tempo da perdere. Capiremo questa cosa della resurrectina in un altro momento. Ora andiamo. Mi sono preparata un nuovo SCP. Venite. Uno anche molto pericoloso. Massi sta dormendo come al solito. Massi, ma dormi pure in piedi, è una roba assurda. Ma dormi in piedi, sei veramente disgustoso. Non ti capisco, sei veramente orribile. Parliamo dell'SCP di oggi. Da quanto ho visto facendo qualche giretto in giro per l'avamposto, ho scoperto che è un SCP che è già bricciato in passato. Non so se avete mai sentito allarmi. Tu ovviamente no, perché vieni da un altro sito SCP. Ma voi due, no? Voi due altri, avete mai sentito degli allarmi SCP in fuga, una roba del genere? Oh sì, ogni giorno. Oh, minchia, ogni giorno siamo messi male qui. Vabbè, comunque. Ah, sì, sto posto fa schifo. C'erano tre guardie, praticamente. A questo punto non dobbiamo nemmeno più temere, perché da quanto abbiamo capito gli SCP sono spariti. Non sono in giro come pensavamo. Dobbiamo andare da un SCP molto pericoloso, SCP-106, l'Old Man. Questo SCP è molto pericoloso, trapassa i blocchi, ti tocca e ti porta in una dimensione alternativa a tutta quanta sua che io ho un vago sospetto. Eccolo qua, io ho un vago sospetto che possa essere qualcosa di più, venite. Il contenimento di questo SCP è enorme. Non so se state notando, essendo che è già scappato più volte, il vecchio direttore ha deciso di dare un trattamento, insomma, extra a questo SCP per paura che scappasse di nuovo. Eccolo qua, è davvero imponente come cosa. Questo SCP è anzi sospeso in aria, questo qua è un materiale, questi blocchi sono fondamentali per il contenimento di questo SCP, perché questo SCP può oltrepassare ogni
blocco esistente in questo mondo. E quindi lo tengono in questa gabbia di, se non mi sbaglio, ferro ossidato? Mi sbaglio? Sì, è un ferro rinforzato con l'osso. Ferro rinforzato, esattamente. E non può oltrepassarlo a quanto pare, non sappiamo perché. Allora, siamo pronti? Essendo che questo ripiano è alzato, mega... Ti ho chiesto di portare dei blocchi. Mamma mia, guardalo, guardalo, mio amico, ragazzi. Fai una bella piattaforma. Ok, madonna, no, una piattaforma fatta bene, mamma mia, non a caso. C'è il punto da salire. Sì, il punto da salire, mamma mia, che italiano, ragazzi. Ve lo faccio vedere giusto un attimino, lo voglio vedere innanzitutto io. Bellissima piattaforma, grazie mille, ok? Salite, salite pure, salite pure. Ok. Diamogli un'occhiata in fretta. Va bene. Mamma mia, guarda quanto è brutto. È orribile, è orribile. Facciamo chiudere. Ok, perfetto. È veramente brutto. Come lo ammazziamo? Potremmo provare con una serie di esperimenti. Ad esempio, io adesso proverò a sparargli. Vediamo se prende danno. No, 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 no. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, ok. Non prende danno dalle armi da fuoco. Ma non potrebbe essere utile contro gli altri SCP se riusciamo ad averlo dalla nostra parte? Oh. Ok, ha senso, perché dici che manda gli SCP nell'altra dimensione e non possono tornare. Dobbiamo vedere se attacca gli altri SCP in realtà. Sì, si potrebbe provare. E sacrificheremo uno dei tuoi cosi. Come ti senti? Grazie per la fantastica idea. Sacrifichiamo il gatto d'idea. No, il gatto d'idea è mestolo, è bello mestolo, non come quei cosi orribili. Mega, dammi a reperire uno dei cosini. Va bene. Grazie mille, ma non ti lanciare che ti fai male, è orribile. Va bene. Non ho problemi di altezza. Eccole lì, mamma mia che brutto, ma tienilo lontano per favore. Allora, ok? Ma perché lo porti da me? Scusa, vai dall'altro lato! Vai dall'altro lato! Mi butto, Via, ma cos'ha che non va? Ok, allora, mi dispiace, dagli i tuoi ultimi addii, so che ti ferisce molto come cosa, e digli ciao ciao per l'ultima volta. No, vabbè, ma non vuoi vedere? No. Dai, vieni qua subito. Tu porterai l'SCP 131 dentro la cella. Ok, tanto sei brutto, mannaggia. Ma per fortuna che muori, guarda. Fai attenzione a non farti toccare ad ogni costo. Tanto si focusserà forse sulla prima creatura che vede, che è appunto lui. Nel caso urla subito che ti apriamo, va bene? Vai, Mega, apri la porta. Ok, entrate. Ok, tieni aperto, Mega. Ok, bellissimo. Ok, portatelo un po' più vicino. Com'è la situazione dentro, Massi? Sembra che sia tutto ok. No, 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 Massi, come hai fatto? Massi, Mega, attento, Mega, no, sì, fa attenzione, no, aspetta, fermi, fate attenzione, ragioniamolo, ok, fermi, abbiamo un problema, si è preso Iffy, guarda quanto è lento, Mega, dove sei? Attenzione. Oh mio Dio, scendi subito, fai attenzione. Ok, sta facendo il giro. Corri. No, Iffy, si è preso Iffy. Correte subito. Mio Dio, corriamo. Madonna, ma ce la dobbiamo andare, non dobbiamo farci trovare in nessuna maniera. Quello è un pazzo. Quello va in giro, Dio, muoviti, ti prego, muoviti. Ragazzi, siamo in pericolo. Siamo in pericolo, dov'è? Dove sta andando? Dov'è? Non lo vedo. Via, chi se ne frega, correte. No. Correte. Infi è andato. Infi non è più su questo piano terrestre, mio Dio. Chiudiamoci nelle celle. Dobbiamo recuperarlo. Come? No, ma dobbiamo recuperarlo, Infi. Non ho idea di come. No, mio Dio, ma perché ho fuggito già qui? Come ci siamo ritrovati in questa situazione di merda? Ma si è sfondato la porta, perché? Per colpa tua abbiamo perso Iffy. Ma mi si stava chiudendo mentre c'ero in mezzo. Non l'ho sfondata apposta, si stava chiudendo, io ero in mezzo, si è rotta. E si è sfondata perché ci hai tirato la spallata, va bene, ok? Siamo in una situazione di merda adesso. Che situazione del cavolo. Per fortuna siamo praticamente alle celle dei Class D. Fermi. Ok, non ci ha visto. Con calma, facciamo attenzione. Veniva esattamente alle nostre celle. Non c'è. Correte, vi prego. Correte subito. Dentro. Dobbiamo trovare un modo per riprenderci, Iffy. Che situazione del cavolo. Dobbiamo farci riprenderci. Dobbiamo riprenderlo. Ma sì, cosa? Che brutto c'è l'amichetto di quello di giallo. Cosa? Non capisci che siete i miei unici Class D. Io ho bisogno di voi, altrimenti non vado più avanti con i miei esperimenti. Ho bisogno di tutti quanti. Ma in generale non possiamo lasciarlo lì. Nel senso... Chissà cosa gli starà facendo quello. È un Class D. Non...
Oh, va bene, ho capito quello che intendi. Era... È un amico, è buono. Ok, va bene, lo ammetto, è un bravo ragazzo. Dobbiamo cercare di riprendercelo, non mi interessa come. Non potevi farti prendere tu piuttosto che sfondare la cella? Sarebbe cambiato qualcosa? No, avrei cercato di riprendere anche te. Però... Oh, che carina. Ma vedi che faccio bene a detestarti. Cosa facciamo? Fai la guardia, per favore, fai la guardia. Se lo vedi arrivare, urla, urla, vieni dentro e urla. Ma dove l'ha portato? Dove può essere adesso? La sua dimensione, cosa non hai capito? Che tue palle. Cosa sarebbe? La dimensione? Non lo so, è una roba... Penso sia tipo una cosa ricollegata al suo spirito, una roba del genere, capito? È una roba... E scusa, se è collegata al suo spirito, a se stesso, non possiamo fare qualcosa dall'interno? Cosa? In che senso? Beh, se non possiamo ferirlo dall'esterno con i proiettili, poi possiamo provare dall'interno, dalla sua dimensione. Alla fine è una parte di lui. Detonare il suo spirito? Vedi che sei intelligente invece che sfondare le porte a caso? Possiamo provare a detonarlo dall'interno? Mega, vieni. Non avremo delle bombe, una cosa del genere? Sì, dovrei averne. Perfetto. Ok, mangio la resurrettina. Ma perché? Perché? No. Sì. Ok, portami le bombe, ci penso io. Entrerò nella dimensione insieme a Infi e lo detoneremo dall'interno. Perché devi andare tu? Ma non mi fido non mi fido di lasciare delle bombe a voi. E soprattutto... Se io non torno, Mega vi sa difendere. Ma potremmo rischiare di perdere anche te. Allora, sono quasi sicura, sono quasi certa di riuscire a farcela. Promettilo. Te lo prometto, ora basta, per favore. Dai, non è un addio questo, smettila di fare così, a quello lì tanto non interessa. No, dai, a me interessa. Semplicemente non ho bisogno di dimostrarlo come lei. Non mica mi devo mettere a piangere. Sì, vabbè, stai zitto, dai. Ok? Dammi la dinamite. Purtroppo non sono tante, però dovrebbero bastare. Non ho idea di dove possa essere. Mega, ci dividiamo qua. Vedi di tornare. Lo farò. Buona fortuna. Grazie. Perché? Perché mi metto sempre io in queste situazioni del cavolo? Poi è un class D, perché dovrebbe interessarmi un class... È per il mio piano, solo per il mio piano, nient'altro. Eccolo. Sono pronta. Wow! Mio Dio, che... Ok. Che dimensione orribile. Ify, dove sei? Ify, lo sento. Ify, eccoti. Mio Dio, per fortuna stai bene. Ok, allora l'inventario. Non raggiungere l'inventario. No. Lo so. Non ci abbiamo più nulla. È ok. Stai, per favore, calmati. Troveremo una soluzione. Allora, vieni qua. Stai tranquillo, per favore. Allora. Abbiamo provato a pianificare qualcosa dall'esterno. Abbiamo pensato che questa potesse essere la... Cosa c'è qui? Abbiamo pensato che magari delle scarpe. Non ci interessa niente di questo. Abbiamo provato a pensare che questa sia... C'è una torcia qui, va bene così. Questa sia l'anima di 106, ok? E magari provando a detonarla dall'interno riusciamo a fare qualcosa. Ma io non ho più le bombe che avevo nell'inventario. E come facciamo? Allora, aspetta, manteniamo la calma. Ok, non riesco a parlare. Non è vero, non sono per niente calma. Manteniamo un attimino la calma. Probabilmente sarà qui da qualche parte, come noi siamo arrivati, come ci stanno degli oggetti sparsi in giro. Sicuramente ci saranno anche i nostri oggetti, no? Lo spero. Sto girando da un po' qua e non capisco nulla. Voglio ritornare a casa. Per favore, calmati, ok. Ti capisco. Non voglio dire addio al mio mondo, anche perché significherebbe morire di fame. E io vorrei evitare questa cosa. Stammi dietro, non ci perdiamo di vista.
Va bene. Oh mio Dio, ok. Allora, cerchiamo, dobbiamo, non dividiamoci, cerchiamo con calma in ogni angolo di questo posto orribile. Che cos'è questo posto? Tutto verde, tutto ammuffito, è veramente disgustoso. Dove può essere? Basta, non ce la faccio più. No, aspetta. Ho anche fame. Anch'io, per favore, non ti abbattere, ti prego. Stiamo girando da 2 ore minimo. Che cazzo sta? Se non mi fossi mischiato con quel gruppo, non sarei in questa situazione. Di cosa stai parlando? Ti prego, calmati. Sediamoci un attimo e vediamo se stiamo camminando da un sacco di tempo. Mettiamoci un attimino qua. Che succede? No, è che prima di venire qua ero in contatto con un gruppo di mafiosi. Oh. Mi avevano costretto di far esplodere una nave da crociera con le persone a bordo. Che schifo. Aspetta, hai detto che... Ok, aspetta, che... Sei stato costretto a far esplodere una nave da crociera? Sì. Per costretto come? Hai ucciso delle persone per quello che sei un class D. In che senso costretto? Mi avevano minacciato. Se non avessi seguito i loro ordini, la mia famiglia sarebbe stata uccisa. Mio Dio. Ed è per quello che sei qui. Sì. Non volevo fare tutto ciò. Mi dispiace ti sia successo questo. Guardami. È ok. Io ogni volta che vedo uno di voi class D, penso sempre siate delle persone orribili, eppure... L'ho sempre visto che non hai la faccia di una brutta persona. E adesso che stai avendo questo momento, vedo ancora di più quanto tu sia vero. Mi dispiace. Come sta la tua famiglia? Ero bene. Non vedo la mia famiglia da 15 anni. Non lo saprei. Io soltanto rivederli. Usciremo da qui. Guardami. Usciremo da qui. E appena creeremo la bomba per uccidere tutti gli SCP esistenti su questo mondo, te lo giuro, su tutto quanto quello che ho, che rivedrai la tua famiglia. Alzati, ce la possiamo fare. Continuiamo le ricerche. Se ci stanchiamo, faremo delle pause, fa niente. Lo troveremo a tutti i costi. Va bene. Dove potrà mai essere? Una cassa? Magari... Aspetta. Sì! Sì, Ify! Ify l'ho trovata! Sì! Mangia, Ify! Mangia! Oh mio Dio, che fortuna! Che fortuna! L'abbiamo trovata finalmente! Ci sono le bombe! Le bombe! Ci sono le bombe! Ify! Ify, usciamo da qui! Ce l'abbiamo fatta! Riprendiamo tutto quanto! Perfetto, tieni una torcia in più della semeritata, non serve a niente. Sono felicissima. Ok, abbiamo tutto quanto. Non smettila di piangere, ce l'abbiamo fatta. Ok. Sì, okay. Sì? Che succede? Sei contento? No. Sì. Ok, oh, come funziona? Proviamo... Cosa facciamo? Dobbiamo trovare il centro nella quale siamo spawnati, è quello. Ok, questo qua è il centro, è perfettamente il centro. Illumina un po' che è buio qua. Ok, illumina dove piazzerò le cose. Ce la dobbiamo fare, ok. Adesso io piazzerò queste e scappiamo subito. Non dobbiamo farci colpire. Va bene. Ok, vediamo se funziona. Una è sparita. Vediamo se funziona quello che abbiamo supposto. Siamo pronti? Sì. Allontaniamoci. Va bene. Sei pronto per il verdetto? Sì. Spero. Cosa? Oh! C'è un'uscita lì! Non vedo niente! Nemmeno io. È un salto della fede.
Non sappiamo se ci riporterà davvero dai nostri amici. Ma guarda, guarda il lato positivo. È sempre meglio che rimanere qui, no? Beh, è vero. Dammi la mano, dai. Va bene. Pronto? Sì. Al mio via. 3. 2. 1. 1. Addio, Ife. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ivi, ce l'abbiamo fatta! Sì. Ce l'abbiamo fatta! Sto schifezza è morto! È morto! Corriamo subito ai nostri amici che erano preoccupatissimi! Okay. Ce l'abbiamo fatta! Ivi, ce l'abbiamo fatta! Sì! Ok, ok. Oh. Ma guarda, non avevo dubbi, Ho sempre delle idee della Madonna. Non mi ricordo chi aveva dato questa idea. Però sono contentissima. Ok, corriamo. I nostri amici saranno ancora più contenti di vederci. C'era Dea. Sai che Bassi si è dimostrato più carino e volente e benente di quel che sembrava? Ah, pensavo che era una persona molto scontrosa. È una persona molto scontrosa. Guarda, sto schifezza che è uscito senza. Oh mio Dio. Voglio proprio vedere la faccia di Mega di quando mi vedrà, che era tipo: no, ma che cosa fai, matta? Mamma mia, io non riesco. Stavo utilizzando la pizza. Sono. Ehi. Eccomi qua! Ciao! Sono rimasto tutto solo, mi dispiace. Ma non c'è Mestolo! Cos'era preoccupato, Mestolo? Che carino, Mestolo cuoricino, che carino. Eccoci qua. Vedi, Dea, vedi? Ce l'ho fatta. Te l'avevo detto. Cioè. Mamma mia, vabbè. Posso darti un abbraccino? Ma che ti attacca? Va bene, abbracciami. Va bene, apprezzo, basta. Bravissimi, cioè bravissimi io, perché sono... È stato molto bravo anche Infi. Ho scoperto che è molto più carino di quel che pensassi. Tu non avevi fiducia in me, comunque? No, non ce l'avevo come la scorsa volta. Quanto sei antipatico. Deve smetterla di rischiare la sua vita. Perché altrimenti cosa succede? Ti manco? Non posso dire di no. Beh, ok, comunque. Beh, che dire, non ricapiti mai più una cosa del genere. Tu non sfonderai mai più la cella di un SCP, va bene? Non l'ho sfondata, si è rotta perché c'ero in mezzo. Sei grasso? No, scherzo, dai, si scherza. Mi manca tanto Mestolo, ormai è nostro figlio Mestolo. Ma di che cosa stiamo? Parliamo di una banana dopata.